Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente riappaio su questi schermi dopo qualche giorno, anzi qualche settimana di latitanza. Diciamo che è stato un 2024 che non è iniziato nel migliore dei modi, ero mezza influenzata, ho continuato ad andare a lavorare, però non mi sentivo al meglio, poi mi è venuta un po' di tosse, quindi non riuscivo a registrarvi dei video. Insomma, ci sono stati poi altri inconvenienti all'inizio di questo anno che mi sarei evitata volentieri, però diciamo che tutto pressoché risolvibile. Sono contenta di essere tornata qui con questa tipologia di video che, come avrete visto dall'immagine di copertina, tratterà di saldi, quindi l'argomento del momento. E ancora non vi avevo girato il video, quindi guai, guai. E ho un bel po' di cosine da farvi vedere perché ovviamente ho fatto degli acquisti generalizzati nelle ultime settimane. Ho continuato a prendere piccole cosine qua e là. I sacchettini che vedete nell'immagine di copertina sono soltanto due, in realtà ho altre due cosine da mostrarvi e sono contenta perché appunto sono stata anche da Zara, non mi sono fatta dare tanti sacchetti perché avevo i miei. Comunque ora vi farò vedere il tutto. Come avete iniziato voi quest'anno? Fatemelo sapere nei commenti, spero che sia iniziato al meglio, che comunque stiate tutti bene. Ripeto, sono contenta di essermi seduta un attimino e registrarvi questo video. Tra poco andrò a lavorare, oggi è sabato, non so dirvi se questo video riuscirò a pubblicarvelo nel pomeriggio oppure se andrà direttamente in programmazione per domani, però almeno nel weekend ci vedremo. Direi di non perdermi troppo in chiacchiere. E prima di farvi vedere quali sono stati tutti i miei acquisti in questo primo periodo dei saldi, perché ci sta che ancora qualcosina andrò ad acquistare, parliamo di unghie. Ho ricevuto un pacchettino che rapidamente vi faccio vedere, ma merita perché chi mi segue da anni sa che ho una passione per i prodotti di Madame Glam, che mi ha di nuovo contattata appunto per mandarmi dei loro smalti. Stiamo parlando di smalti semipermanenti, quindi abbiamo una base, abbiamo poi dei colori, uno più bello dell'altro. Se andate a vedere il sito, io vi lascio tutto in info box, ben dettagliato. E poi un top coat, ovviamente, che vi fa fare un bellissimo effetto di gel semipermanente alle unghie. Io ve lo faccio vedere perché l'ho fatto ieri sera e siccome è un colore molto naturale, ma nuovo, perché appunto è tra i nuovi che mi sono arrivati. Io avevo collaborato con loro un paio di anni fa. Se andate a ritrovarvi il video, vedrete anche gli smalti, i colori che avevo scelto. Questo è l'effetto finale del gel. Questo, per la precisione, è un rosa leggermente glitterato. Si può dare anche più passate. Potevo farlo un pochino più coprente, ma mi piaceva, avendo le unghie stranamente in questo periodo abbastanza lunghe, più o meno tutte pari, mi piaceva lasciarlo, ecco, semi-trasparente, un pochino effetto French. Come vi dicevo, avevo già i loro smalti semipermanenti colorati che ormai anche dopo 2 anni continuano, sono quasi finiti, ne avevo, se non sbaglio, tre o quattro colori e sono, mi sembra tre. Tre, come dico io, però sono stati, hanno fatto una durata, hanno avuto un effetto sempre bellissimo, nonostante appunto siano aperti da parecchio tempo. Quando mi hanno contattato, ovviamente mi hanno mandato una nuova base, un nuovo top coat, che chiaramente è quello che dopo l'apertura tende a rovinarsi di più. Ovviamente nel kit è presente anche una lampada UV. Io vi dico, andate a vedere nell'info box il link di riferimento che vi lascio, anche perché l'azienda, per chi vedrà questo video, che per chi dovesse acquistare i loro prodotti, che per prima cosa hanno prezzi piccoli, ma anzi, diciamo che è la seconda cosa. La cosa più importante è che non sono testati sugli animali, sono dei prodotti totalmente senza i principali ingredienti chimici dannosi comunque per l'ambiente e per la salute della stessa persona. Quindi è una cosa veramente, è un'azienda che io ammiro tantissimo da quel punto di vista, e trovate poi tutto ben descritto sul loro sito. Come vi dicevo, le scatoline in questione in questo caso sono due. In una ho trovato una lampada UV che è bellissima, una mini lampada, cioè considerate che questa poi è così, ma una volta aperta ha dei piedini laterali, quindi è una lampada effettivamente molto abbondante. Io ne avevo già una bianca loro degli anni, un paio d'anni fa, appunto di quando mi fu mandata, però questa l'ho trovata molto più funzionale, molto più efficace anche come timer del LED proprio. Nella stessa scatolina, che poi tra l'altro vi arriva super imballata, ho trovato come novità, appunto sempre Madame Glam New York, un booster da utilizzare sulle unghie. Quindi stiamo parlando di un olio con la doppia, tra l'altro con il dosatore e con il pennellino, da poter andare a mettere sulle cuticole per ammorbidirle. Ma
Ma passiamo alla parte più interessante, qua mi sono messa un tavolino per appoggiare tutto. E qui appunto andiamo ad ammirare i colori, che è la cosa che ci interessa di più. Come vi dicevo, rapidamente vi faccio vedere la base e il top coat, che non sono altro appunto che dei gel semipermanenti trasparenti, ovviamente. Considerate che ci vogliono circa 2 minuti ad ogni passata, quindi una cosa rapidissima, ci vuole un pochino di precisione, però parliamo di una stesura al pari dello smalto, quindi non preoccupatevi se non siete delle esperte di manicure, perché si riesce a fare molto facilmente, l'ho sperimentato in questi anni e la durata tra l'altro appunto è ottima. I colori che ho scelto, io ne avevo scelti circa 8 e poi loro me li hanno selezionati. E allora, quello che intanto indosso io in questo momento, che sono andata a stendere, è vi dico il nome preciso, Daydream, eccolo qua, che appunto è questo rosa leggermente glitterato. Perché no, si può utilizzare anche su un altro smalto colorato, quindi non per forza soltanto da solo. Abbiamo poi un rosa che è l'All Natural. Allora, io questo è un colore che non mi stufa mai, lo utilizzo tantissimo, lo sapete che io il più delle volte uso anche smalti normali, non sono un amante del gel. Anni e anni fa facevo un sacco di unghie in gel, andavo proprio dall'estetista, poi ho perso la voglia, ho perso il giro, più naturale possibile, quindi questi sono i colori che sicuramente utilizzo di più. Ne avevo uno simile già con la scorsa collaborazione e l'ho finito. Poi ho voluto osare un pochino di più perché ho scelto questo colore che è un colore, si chiama Agata, immagino, che è una base, ecco forse qui si vede meglio, una base leggermente tra un marroncino, un violaceo, un po' marmorizzato, vedete che ha tutti questi pigmenti, queste perline colorate, glitterine, insomma sono curiosa di provarlo sulle unghie, lo vedremo prossimamente. Un altro colore super particolare è il Black Ink. E parliamo di questo, è effettivamente il termine giusto, marmorizzato, perché ha questo colore appunto un pochino di base grigio con poi questo effetto marmo, tutte queste increspature, secondo me sarà bellissimo sulle unghie. E quinto colore che ho scelto e che mi è stato inviato è il White Ink, quindi parliamo del classico bianco, che è perfetto perché comunque si va ad utilizzare tranquillamente sulle unghie ed è quello che senza dubbio mi piace tantissimo in estate quando sono abbronzata. Come potete vedere, le confezioni che vi arrivano sono perfettamente imballate con questa gomma piuma bellissima rosa. Infatti, io questi cofanetti non li butto mai. Nella scorsa collaborazione, anni fa, era nera la scatolina. E chiaramente su ogni smalto trovate tutte le. È senza EMA, è senza 21 ingredienti dannosi, la formula è senza 21 ingredienti dannosi, non è senza olio di palma, vedete che non è testato sugli animali, quindi un sacco di cose che potete andare a verificare sul loro sito, ma che sono il motivo per il quale accetto questo tipo di collaborazioni. Inoltre vi lascerò un codice sconto del 35% se voleste fare un primo acquisto sul loro sito. Considerate che potete utilizzare se avete già delle lampade UV o delle mini lampade, altrimenti prendete un set, non costa tanto e vi mandano già tutto l'occorrente per andare appunto a fare una manicure totale. Io sono contenta perché la vado a utilizzare oggi in negozio e finalmente dopo settimane avrò le mani più che curate. Quindi ringrazio Madame Glam, spero di più prossimamente di ricevere dei nuovi semipermanenti, anche se questi fino alla fine di tutto quest'anno sicuramente mi basteranno. Direi di. A parte che sto urlando perché sento la mia voce rimbombata, ma sono bella contenta di parlarvi di nuovo. Direi di iniziare con tutti gli acquisti che ho fatto qua e là. Allora, qua abbiamo una bustina di Te Zenis, poi abbiamo Calzedonia, abbiamo OVS, abbiamo Zara, abbiamo Serge Maior, qua abbiamo altre due cose che mi ero dimenticata di Zara. Guarda, non sbirciate, le mettiamo qui. Anzi, partiamo proprio da Zara, facciamo così, così almeno andiamo per esclusione. Allora, le prime due cose che vi faccio vedere sono, allora, una l'ho presa per Matilde, l'unica cosa direi che ho acquistato da Zara. Questo l'ho preso allo Zara di La Spezia, del centro. Ero in videochiamata con mia sorella al telefono, lei era da Zara Genova, dove poi sono tornata, ho preso un'altra cosa, adesso vi farò vedere. E insomma, le servivano dei lupetti a Matilde. Mia sorella non era riuscita a trovarne in quello di Genova, e quindi ne ho acquistato uno io. L'ho pagato 5,95 euro, un 8-9 anni, ed è appunto un lupettino a costine con questo colletto classico, collo alto. Aspettate che ve lo rigiro meglio. In un color
Salvia, un po' più scuro del salvia, perché poi è un'altra cosa da farmi vedere salvia. Io lo trovo delizioso, se ci fosse stato anche da adulti, secondo me era un colore bellissimo, aderente, morbido e va benissimo perché lo utilizza sia da solo che poi sotto ad altri maglioncini. Per me ho preso due cose, indovinate un po', una l'ho presa appunto il giorno che sono stata cioè in Centro a Spezia dove ho comprato quel lupetto ed è una t-shirt a metà prezzo, quasi a metà prezzo che ho pagato 4,95 euro, io ho preso una taglia S, è una semplicissima t-shirt bianca e sono quelle cose che si mettono per lo più d'estate, sia per andare a lavorare, sia con il jeans, con lo shorts che poi è la cosa più comoda che utilizzo durante l'estate. Ha la particolarità di avere questo mini taschino sul davanti che mi piaceva un sacco. È una t-shirt di cotone, semplicissima, girocollo, però un po' diversa dalle altre. L'altra cosa che ho preso da Zara, l'ho presa a reparto Kids. Chi mi segue su Instagram, ricordatevi che mi trovate come giulie.graf, ha visto i miei acquisti e già qualcosina ha sbirciato, però non vi avevo mostrato l'affare del momento. Tra l'altro l'ho ordinato anche in nero, cioè mia mamma l'ha ordinato in nero, arriverà nel negozio di Genova perché era finito, insomma, comunque, scontato di poco più del 30%, pagato 17,95 anziché 25,95, ho preso una taglia 13-14 anni, mi sono follemente innamorata di questo maglioncione. Allora, a parte il collo alto, che è quello che io utilizzo per lo più perché mi tiene caldo, quindi anche io giro sempre con la sciarpa perché comunque mi dà fastidio l'aria, facilmente mi viene magari mal di testa, mal di gola se prendo questo vento, poiché c'è in questi giorni veramente gelido, e quindi se però non dovessi avere la sciarpa, avere il collo alto aderente così è la cosa migliore, ancora più che questi. Quindi perfetto il modello. Dovessi dirvi 13-14 anni, sicuramente essendo una taglia over, però insomma mi immagino una ragazzina minutina di 13 anni qua dentro ci naviga. Considerate che a me va ampio, quindi rimane morbido. Io l'ho misurato con i leggings, l'ho comprato, poi l'ho misurato direttamente a casa e questo l'ho preso da Zara a Genova ed è perfetto. Quindi riesce a coprirmi anche il sedere, va benissimo anche con un leggings di cotone, ovviamente è troppo corto per un collant, però anche con una gonnellina, un pantaloncino sotto è la fine del mondo. Io trovo che questo color salvia effettivamente perché lui rimane un pochettino più chiaro, forse così si vede meglio il colore reale. È morbidissimo e ha poi questa mega manica, vedete che rimane stretta sul polsino, ma il braccio è tutto ampio. Insomma, a farla breve, mia mamma me l'ha ordinato anche in nero, perché in nero lo posso mettere come divisa anche al lavoro, con il suo bel leggings, lo stivaletto, piuttosto che lo scarponcino tipo UGG, cioè io lo trovo veramente bellissimo, non rende l'idea di quanto sia morbido e di quanto sia bello. Veramente, poi magari o vi metto una foto qui o se mi seguite su Instagram lo vedrete prossimamente, non appena lo lavo, indossato. Anche il bordino in fondo, guardate che bello. Insomma, devo girare più spesso al reparto Kids, nonostante io sia alta 1,75 m, però se hanno delle taglie così abbondanti mi vanno anche di lunghezza perfette. Poi vi faccio vedere l'unica cosa che ho preso a Matilde da Serge Maior, che avevo già preso in realtà nel presaldo, però l'ho inserita all'interno di questo video perché comunque li hanno ancora scontati, perché a bimbi ovviamente è una cosa più che interessante. Ho preso un accappatoio, devo lavare anche questo ancora perché tanto poi non c'è stata occasione di utilizzarlo. L'ho pagato sui 20 euro, non mi ricordo se avesse il 40% di sconto, a prezzo pieno andava a 34,95, ma è un accappatoio che voglio tenere qui da me per quando viene a trovarci. Ho preso la taglia 8-10 anni perché loro la passano così. Guardate questo accappatoio, anche questo, se ci fosse stato per me, lo avrei preso. Semplicissimo rosa, in questo rosa tenue, comunque rosa cipria chiaro, con questi profilini meravigliosi sia sulle maniche, sul fondo, sulle taschine, proprio tipico, le stampe tipiche di Serge Maior. Ma la particolarità e la cosa più dolce è che sul cappuccio ha queste orecchiette di gatto e la faccina, quindi un accappatoio che quando poi ovviamente va a metterlo tutto, a mettersi il cappuccio, rimane così. Io l'ho trovato carinissimo, cioè una cosa semplice, ma che ad esempio a volte si fa fatica a trovare un pochino diversa, cioè che il classico accappatoio proprio non più tanto troppo da bimba, ma nelle taglie più grandi, ma un pochino diverso dalle tinte unito, dalle righe, insomma, quelli classici. Io me ne sono innamorata e l'ho comprato immediatamente. E questo è stato un altro acquisto, l'unico che ho fatto da Serge Maior, ma per Matilde ho preso dell'altro. Stanno valando pelucchi ovunque. Passerei, ragazze, a Te Zenis.
Allora, per Date Zenis ho preso un sacco di cose e tranne un reggiseno non ho preso niente per me. Allora, partiamo dal reggiseno, appunto, che purtroppo non ho potuto accoppiare con la sua mutandina perché io sono stata sia nel negozio di Date Zenis, sempre di La Spezia in centro, sia in quello di Forte dei Marmi, in questo caso, che è dove poi ho fatto la maggior parte degli acquisti. Non so, non ho guardato sul sito se a questo reggiseno fosse abbinata un'altra mutandina, ma c'era soltanto un perizoma. Filo, cioè proprio il retro era un filo e un filo sui fianchi, io non lo userò mai. Dubito che fosse arrivato soltanto con quello. Fatemi sapere se lo avete visto, se ora andrò a sbirciare poi sul sito, se ci fosse uno slip, una culotte, una brasiliana, una qualunque cosa che non sia perizoma da abbinare per fare il completo. Il reggiseno in questione è lui. Ho preso una terza B, quindi una taglia proprio basica, mentre di quelli imbottiti di Date Zenis spendo sempre la terza C. È un reggiseno senza imbottitura ma con ferretto, che in questo fucsia mi ha stregata ovviamente perché l'ho trovato bellissimo. Io li uso tanto questi, soprattutto d'inverno, perché sotto i maglioncioni così, anche se non ho molta imbottitura, comunque anche ora non ce l'ho, cioè ho soltanto un reggiseno fatto così e mi tiene bene, mi dà sostegno, non mi sento infastidita magari da più imbottitura che posso mettere un po' di più se metto degli abiti estivi che quindi hanno bisogno anche di forme particolari. È bello alto sul laterale, quindi dà un bel sostegno. L'ho pagato 8 euro per me, bellissimo, e lo lanciamo là. Poi direi che da Date Zenis ho preso cose per Matilde e una cosa per mio papà. Partiamo con quella per mio papà. Allora, gli ho preso un pigiama che ho pagato 12,50 euro. Lo sapete che allora, per Mattia non c'era niente, ne ha già degli altri, però comunque io pigiami da uomo a volte li trovo più belli che quelli da donna. Infatti, non ho comprato pigiami. La collezione di quest'anno proprio non era nelle mie corde, però questo mi ha colpito e gliel'ho preso, gliel'ho già fatto misurare perché sono stati da me un paio di giorni, ho avuto 4 giorni di ferie, insomma, chi ha possibilità di seguirmi su Instagram lo faccia perché ne vedete sempre delle belle, non sono mai assente. L'ha misurato e gli va perfetto, leggermente abbondante, ma va benissimo. Ho preso una taglia L. Il pigiama in questione, lui, è un pigiama di cotone non pesantissimo, così lo può mettere poi, nella prossima stagione. Maglia blu, la forchetta con gli spaghetti e i pomodorini indicano già come sarà il pantalone perché trattiamo il tema della pasta. Mi vedete? Sì, mi sembrava che avesse cambiato un pochino colore. Ecco il pantalone. Il pantalone è sempre a fondo blu con tutti i tipi di pasta. Veramente mio papà quando l'ha guardato mi ha detto bello, come dire, ma come mi vesti? Ma io sia per lui che per Mattia vado a comprare questi pigiami, tanto ci devono dormire, nel senso non è che ci vanno in giro per strada, e l'ho trovato delizioso. Non c'era la versione femminile che comunque avrei trovato simpatica. Pantalone e maglia abbinati così per 12 euro, secondo me è un pigiama carinissimo e quindi gliel'ho preso e comunque gli è piaciuto. Per Matilde, parliamo di pigiami, anche per lei in questo caso, anche se uno mi sembra enorme, però lei è molto magra, ma è alta comunque. Allora, il primo pigiama è un set, costava 18,99 euro, l'ho pagato al 50%, quindi sui 9 euro e qualcosa. Pigiamino, anche questo primaverile, meraviglioso. Lo sapete che molto spesso Date Zenis fa l'abbinata pigiama bambina e donna. Da donna non c'era perché sennò me lo sarei presa anche io. Non so se poi c'è magari in altri Date Zenis, andrò a vedere. Ha questa stampa, questi parti bordini così, questa stampa bianca leggermente a costine con questi fiorellini deliziosi, un po' francesino, non lo so, mi piaceva un sacco. E il pantalone, di questo ho preso un, non mi ricordo come se... 8-9, sì, che comunque le va enorme, però quella è l'altezza. E il pantalone è fatto così, semplice, un pochino a zampa e riprende ovviamente l'arricciatura sul fondo come nella maglia. Per questo io me ne sono totalmente innamorata anche di lui. Primo pigiama, secondo pigiama, una tutona. Questa c'era anche per adulti, l'avrei voluta prendere a mia sorella e quando lei ha visto questa mi ha detto tu stai scherzando, cioè ti immagini come starei o come dove vado con una tutina così. Io l'avrei comprata per me ad esempio per la campagna perché fa sempre freddo e mi piaceva un'idea di tuta intera. Il problema è che quando poi vai in bagno ti devi togliere la parte di sopra, muori assiderata, quindi ho lasciato perdere. Questo per Matilde, ho preso sempre una taglia 8-9 anni, l'ho pagato 9,99 euro ed ecco qui la tutina. Considerate che appunto da donna c'è identica, mi piaceva un sacco, tanto poi lei sotto, e senza piedi ovviamente, lei sotto mette una magliettina, un bodino, un qualcosa per dormire, ma può usarla anche come tuta da stare in casa. Io l'ho immaginata anche se
cosa che abbiamo in programma, riusciamo ad andare sulla neve, un bel calzettone, si tiene la sua tutona che le tiene caldo con sotto qualcos'altro. Cerco di accelerare perché siamo già 20 minuti, ho un sacco di altre cose da farvi vedere. Canottierine scontate al 50% anche loro, 5 euro le ho pagate, ne ho prese due bianche, sempre per Matilde, con la spallina così un pochettino più larga, due rosa, oggi lancio, due rosa pagate 3,50 euro. Con la spallina sottile, queste sono quelle che mia sorella mi dice tanto, ne usa una marea, si consumano nei mesi utilizzandole tutti i giorni, quindi non sono mai troppe. Due in questo rosa cipria, rosa chiaro. Tre paia di mutandine che credo fossero di diverse collezioni fa, perché io non me le ricordo dell'anno scorso, magari ricordo male. Comunque le ho pagate 1 euro l'una, di queste ho preso il 6-7 perché altrimenti lei ci naviga dentro. Uno slippettino fatto così con gli orsetti, una culottina fucsia e una culottina rosa, tutte a 3 euro mutandina. L'ultimo pezzo di Tezelis l'ho pagato 7 euro, è una felpa che Matilde ha visto, mi ha detto: zia, proprio perfetta per me, fucsia con il tulle, ma mi piaceva, gliel'ho presa. Quindi poi lei non fa tante storie per il vestirsi, è comunque una felpa sportiva ed è questa. C'era sia nera che in beige, sono sicura, non mi ricordo se ci fosse anche in blu, e appunto ha le maniche abbondanti, comunque girocollo, ma il taglio è ampio, un pochino over della felpa, e sul braccio destro ha questo tulle, vediamo se riesco a farvelo vedere meglio, che a me piaceva tantissimo, sia davanti che sul retro, quindi me ne sono invaghita e gliel'ho preso. Quante volte dico che mi sono innamorata di tutto, mi sono innamorata, sacchettino di Tezzini sfinito. Poi, allora, io direi di farvi vedere quello che ho preso, cercando di fare un attimino di ordine, da Calzedonia, e poi ho preso alcune cosine da OVS, però OVS due cosine proprio, il sacchettino di Calzedonia è lui. Allora, partiamo con le pantofole. Ho preso un paio di pantofole che scontate andavano a 7,50 euro. Ho preso il numero 3941, io ho il 39, però anche la ragazza mi ha detto, avendo la pellicciotta all'interno e mettendo ovviamente dei calzettoni in casa un pochettino più pesanti, meglio la taglia in più, e le ciabatte sono loro. Allora, sono pantofole, ne avevo l'esigenza, sì, perché le mie sono vecchissime, le voglio proprio cestinare. Non avevo tante preferenze, se non che non impazzisco per questo tipo di suola, perché tra i peli di Maggie e comunque l'impossibilità magari di pulirle tanto bene, sarebbe meglio qualcosa in gomma. Però per il prezzo che avevano erano carine, comunque erano ben fatte. Pellicciotta all'interno e questa trama con i cuoricini. Mi piaceva il fatto che fossero comunque lavabili. Ecco, la ragazza mi ha detto: considera che si possono comunque lavare anche in lavatrice o a mano con questo effetto un pochino impermeabile sopra. Secondo me riesco a ripulirle bene. Queste le ho prese molto volentieri. Poi calzini, scorte di calzini tutti a metà prezzo. Ne ho presi 1, 2, 3, 4. Questi sono invece per Mattia. Allora, per me ne ho prese un paio pagati 2 euro, ora all'incirca dai 2 ai 3 euro ognuno, faccio prima a dirvi così, un paio di un medio spessore, quindi non pesantissimo, però comunque perfetto per le sneakers, scarpa da ginnastica e tuta sopra, questo qua con le costine. Poi ne ho presi un paio che mi hanno rapita, perché secondo me saranno la svolta per quanto riguarda ovviamente le mie camminate, perché sono quelle da training, quindi quelle da allenamento. Taglio ho preso 39,41, le ho pagate 3 euro, ma guardate quanto sono alte. Cioè, a parte che sono comode secondo me comunque da camminarci, perché hanno rinforzi qui, a prescindere dallo sport o meno, però il fatto che siano così tanto alte, con i miei leggings di Ocean e la scarpa anche da trekking, non soltanto da corsa, da camminata, non me li fa scendere. Quindi secondo me saranno la svolta. Sembrerà assurdo, ma non li ho mai trovati fatti così precisamente, nemmeno da Decathlon. Poi ho preso due calzettoni caldi, caldi. Allora, sono taglia unica. Questi li ho pagati 4 euro e questi 4,50 euro. Allora, il paio da 4,50 sarebbero quelli per, hanno, se non sbaglio, all'interno anche della lana.
No, questo no, l'altro invece ce l'ha. Li ho presi per la neve, ma anche per gli scarponcini tipo UGG che ho, che tra l'altro mi ha regalato anche un'amica per Natale. Sono calze caldissime. Io le utilizzo in negozio quando fa tanto freddo, oppure appunto se andiamo sulla neve sotto i doposci. È un effetto un pochino lurex, ha questo filo metallizzato all'interno ed è un color carta da zucchero. Secondo me sono bellissimi. L'altro paio, quindi c'è scritto home, ma non li uso di certo per casa. L'altro paio che ho preso è della linea Deluxe, Deluxe Selection, e questo sono sicura che abbia un 17% di lana e poi un pochino anche di modal. Ed è questo calzettone qui, stesso discorso come quello di prima, quindi questo con gli scarponcini, con gli stivali. Posso metterlo anche con l'anfibio, questa parte può sbucare se lo metto sopra un collant o se no appunto da utilizzare per la neve. Guardate quanto è bella questa trama, questo mix di colori, mi piacevano tantissimo. Poi due paia di calzini, non ne trovo uno, per Matilde. Aspettate, eccole qui, che era caduto. Allora, saranno un po' grandi come numeri, ma il numero meno leva piccolo, mi ha detto mia sorella. Quindi, allora, questi li ho pagati 1,50 euro. Un calzino a tre quarti grigio con i pois tutti in rosa. Com'è contenta che la sua zia le compra le cose rosa che a lei non piacciono. E un altro paio, sempre 1,50 euro, con Hermione, lei è amante di Harry Potter. E quindi c'era questa linea, se non sbaglio, anche per adulti, però comunque gliel'ho presi con Hermione, che poi questa è una misura 33-36, andrebbe bene anche da donna, lei è il 33, e se non lo metterà quest'anno lo metterà un pochino più avanti. Molto rapidamente vi faccio vedere le ultime cose che invece ho preso da OVS. OVS, sono entrata per fare un giro e sono finita a comprare semplicemente calze all'interno di un cestone dove tutti i calzini erano a 1 euro. Io ve ne faccio vedere una carrellata che ho preso per me, ma voglio tornarci perché c'erano calzini anche da uomo. E anche per Matilde, comunque ho preso a 1 euro 5 pari scarpa neri che utilizzo io d'estate per le Vans. Ragazze, costavano 9,95 euro. Ovviamente saranno fine serie di chissà quante serie fa, ma che ci importa. E la misura 38-42, appunto perché io ho il 39, e hanno il silicone sul retro, quindi perfetti perché non scappano. Con le Vans e con lo Star bassi sono perfetti. 5 paia neri. A 1 euro ne ho prese due confezioni, una per me e una per mia sorella, tre paia di calzini corti sportivi, anche questi 6,95, prezzo finale 1 euro. Il calzino classico, tra l'altro quello un pochettino più alto e sostenuto al centro, che è quello che mi permette, è perfetto per andarci a correre, quindi è quello che preferisco in assoluto, ne ho presi due così identici. E ne ho preso un ultimo paio, sempre sportivo, aspettate che cerco di fare un po' di ordine, però un po' più caldo. Queste erano sempre tre paia, 38-42, quindi sempre la stessa taglia. Questi partivano da 5,95 euro, li ho pagati appunto sempre 1 euro. Fatevi un giro nel vostro OVS più vicino, perché secondo me può regalarvi delle soddisfazioni inaspettate. Ce n'è in diversi colori, ma è proprio il calzino semplice. Questo rispetto all'altro, che è più fine, ormai sono un'esperta, ed è perfetto per andare a correre, e lo utilizzo più per andare a camminare. Un pochettino più caldo, un po' più spesso, un po' più ammortizzato sotto, e va bene per il tipo di scarpa che utilizzo per camminare rispetto a quella per andare a correre. Bene ragazzi, quasi tutto ad un fiato perché non volevo arrivare a mezz'ora di video, anche se ci siamo quasi. Spero che abbiate trovato interessante questo video, che vi abbia tenuto compagnia, che le mie chiacchiere così un po' rapide vi abbiano fatto piacere, soprattutto rivedermi, e che possiate anche voi approfittare di un pochino di sconti. Considerate che tutto quello che ho acquistato è ancora presente a saldo, ovviamente nei negozi, e per la maggior parte dei negozi, tranne forse OVS, si può acquistare anche online. Quindi sbizzarritevi, fatemi sapere giù sotto nei commenti che cosa avete acquistato voi, se c'è qualcosa che delle quali non sono a conoscenza e devo andare in ricognizione, ditemelo perché io vi leggo e vi rispondo volentieri. Vi mando un mega bacio e noi ci diamo appuntamento al prossimo video. Prometto che sarà prestissimo. A presto, ciao!